che non ti spetasci al pavimento vuol dire che stai usando il grip di coscia. E le cosce qua, come pensiamo se qui passa un camion di tenerci? Si dice elementi fondamentali, perché? Perché sì, li impariamo ai livelli base, ma sono le basi che sto facendo. Vuol dire che servono da fondamento per andare a costruire tutto quello che viene sopra. Quindi se ci sono dei buchi neri, questi buchi neri vanno riempiti, perché sennò ce li portiamo avanti e diventano crateri. Questa posizione. Enrico, tu devi giocare un pochettino a sposta a destra e a sinistra. Non è che perché tu hai una certa presenza ingombrante devi tenere il bacino indietro, perché le stesse regole valgono anche per te. Non so ancora arrampicarmi bene. Male. Andare a prendere un perfetto, super perfetto pencil laterale in stronghold. E andiamo a vedere questi pencil qua. Vado a prendere la mia presa di coscia, vado a cercare la mia, il mio pencil, il mio incrocio, il mio fan kick e il mio sit. Adesso poi questa combinazione sembrerà una cacata. Fatela bene, fatela pulita, fatela senza incertezza, apritemi un fan kick senza piegare le ginocchia e vediamo. Visto che bei colori ancora? Mi riferisco all'arancio. Lezione di tricks and tips. Sto bene a combinare diversi elementi di livello base fondamentali, ok? Lavorare appunto sulle transizioni, cercare di scoprire un po' tutti gli altarini, ok? Quindi mi vedrete sempre decapitata, ma tanto la testa non ci serve. No, si manca la testa, dai, perché la sensazione è quella che oddio, sto sudando, adesso scivola. In realtà vi invito, se potete controllare questa cosa, a non farlo. Deprimere e ritrarre. Deprimere e ritrarre. Spingo i gomiti e rimango con le spalle così, e qui c'è qualcosa che non funziona. Vogliamo se lavorare di taglio o se lavorare in spin le ruote verso l'interno, no? Per avere più grip qui. E due gomiti in avanti, spingo e vado a settare il grip, sono in perfetta sospensione. Siamo più di un livello base qui, ma anche questo è un fondamentale. I principi restano gli stessi. Vi do un po' di progression, perché siete un gruppo abbastanza frittonisto. Con la maglia ci vuole un gradino di tecnica e di forza in più. Track, andare a sollevare i piedi da terra. Ovviamente flettevo i piedi perché parto con i piedi per terra, anzi, parto sulla mezza punta e poi fletto il piede, se no manco quello spazio c'è. Una qualsiasi flessione va bene, per le più grandi un crocio e vengo su. Che cosa nella combo va settata al momento giusto? Delle volte diamo per scontato, in realtà è scontato, non è. Andiamo a vedere un pochettino. Quindi è una cosa che ogni tanto tutti dovremmo fare, tornare un po' indietro per vedere la situa. Salgo, ruoto, sit, mantengo, apro, sforbicio, sit, spingo ed esco, spingo. Fondamentale per tornare al tema del corso, sapere cosa devo fare se devo andare qua e se devo andare qua. Se sto uscendo un crossfix, se sto uscendo, allora si uscendo. Au!